Allora cominciamo, buonasera a tutti, mi scuso con voi per la mia voce che stasera è davvero in difficoltà, ho provato a ricorrere ai medicinali per i cantanti e provo a parlare lo stesso. Dopo le ore di lezione stamattina evidentemente mi sono troppo appassionato e ho perso la voce. Allora è un piacere da parte mia, si sente bene? È un piacere da parte mia trovarmi stasera qui a Palazzo Ducale per parlare di un libro di storia, di un libro di storia marittima, di un libro di storia marittima e navale, che peraltro riguarda un periodo che mi riguarda poco, perché io mi occupo di età moderna, ma è un piacere per come è stato scritto, impostato dall'autore, che è un nostro importante ormai collaboratore del Laboratorio di Storia Marittima e Navale, che è un'istituzione dell'università, ma che ha come finalità il contatto con gli studiosi sia accademici a livello internazionale ma anche extra accademici, le associazioni, gli appassionati, cerchiamo di mettere assieme i vari saperi che arrivano da dentro l'università ma anche e soprattutto da fuori. Pertanto è davvero un piacere stasera confrontarmi con voi e con l'autore, con i colleghi sul tema della battaglia della Meloria. Io più tardi dirò qualche cosa a proposito di alcune questioni relative alla protagonista assieme agli uomini di questa storia, che è un'imbarcazione, la galea, e magari se avrò tempo e soprattutto se mi regge la voce qualcosa mi piacerebbe dire alla fine di questa serata, però per prima di tutto vorrei passare la parola alla professoressa Origone, Sandra Origone, studiosa del Medioevo, docente di storia medievale e di storia del Mediterraneo in età medievale, specialista di storia bizantina. Non voglio ripercorrere il curriculum, che è piuttosto appunto lungo e impegnativo, che credo ci introdurrà nel contesto storico nel quale poi si è svolta la battaglia della Meloria e del contrasto tra pisani e genovesi. Dopodiché passerò la parola al professor Emiliano Beri, che ci porterà su un terreno più, diciamo, di storia militare, ma facendo anche un intervento di tipo storiografico. E poi, come ho detto, se mi regge la voce e il tempo, qualcosa vorrei aggiungere in merito soprattutto alla galea, ai galeotti e altre cosucce abbastanza divertenti, credo e spero, che comunque sono contenute all'interno di questo libro. E poi chiaramente mi piacerebbe anche sentire l'autore, che non è qui solo per fare presenza ma credo anche per raccontarci alcuni aspetti, alcune particolarità di questo bel volume che è uscito per la Terza. Credo che, così mi è stato detto, parlerà anche dell'immagine che si trova in copertina e che si trova un po' coperto, ma dietro il lampadario in questo salone. Ora passo la parola alla professoressa Origone, che ci porterà direttamente sul campo, in mare e anche a terra, dalla metà del 200 in poi, e ci porterà tutta nella seconda metà del secolo, fino ad arrivare alla battaglia della Meloria. Alla professoressa Origone cedo la parola molto volentieri per ascoltarla, anche perché, ripeto, non riesco più di tanto ad andare avanti. Grazie a tutti. Grazie a te. Sono lieta oggi di presentare il volume di un giovane studioso che però ha già dato, diciamo, prova di sé in diversi volumi e ha dimostrato il suo interesse per la proiezione di Genova sul mare e sulla storia del Mediterraneo in generale. Diciamo che siamo qui per parlare appunto di questo avvenimento importantissimo che è avvenuto il 6 agosto del 1284, cioè la battaglia della Meloria. Per entrare in un argomento, io vorrei ricordare un aggettivo che è stato
utilizzato da uno studioso di storia genovese del secolo scorso, Roberto Sabatino Lopez, che ha utilizzato un aggettivo, la fatal maloria, che è stato rimasto sempre vicino a questo avvenimento, appunto perché il termine e l'aggettivo vitale ha una polisemia molto ricca e consente di cogliere diverse sfumature che ci conducono anche a un'interpretazione dell'evento, perché fatale può significare tante cose, può significare mortale, e mortale effettivamente la battaglia della Meloria, letale lo è stata per molte persone che hanno combattuto, circa 1000 morti e quindi un gran numero di persone che hanno perso la vita, però non l'è stata certamente per Pisa, perché Pisa è rimasta ridimensionata certamente nel suo ruolo sul mare, però non è scomparsa. Pisa scompare soltanto nel momento in cui viene integrata nel sistema regionale fiorentino, quindi nel 1406. Allora potremmo anche però pensare a un altro significato, che è quello più vicino ai cronisti medievali, cioè fatale nel senso di voluta dal cielo, perché una battaglia è quasi un'ordalia, cioè quasi un momento che decide la sorte dei vinti e dei vincitori. E però anche questo significato io non lo accetterei in toto. Non lo accetterei in toto perché? Perché in effetti le due città, sia Genova sia Pisa, erano preparate, consapevoli che andavano incontro a un evento molto importante e soprattutto appunto si erano saggiate per molto tempo, cioè gli scontri si erano susseguiti e le due città conoscevano le forze l'una dell'altra e le proprie forze. E l'altro significato che vorrei sottolineare è quello di determinante, risolutivo. E questo a me sembra il significato razionalmente più accettabile, nel senso appunto che effettivamente questa battaglia è risolutiva di una lunga controversia, di un lungo conflitto che c'è fra le due città. Ed è proprio questo soprattutto l'argomento su cui si sofferma Musarra, perché per ben 9 capitoli del suo libro parla degli antecedenti e ci fa aspettare l'evento che arriva nel 10° capitolo. Però appunto, tanto per fare qualche riferimento, vorrei all'interesse che c'è stato nei confronti di questa battaglia, vorrei fare anche riferimento a un volume molto interessante, molto bello e anche fondamentale, basilare. Quando si studia la Meloria non si può fare a meno di consultarlo. Ed è il volume che è stato pubblicato in seguito a un convegno che si è tenuto per la Società Pisana di Storia Patria e la Società Ligure di Storia Patria. In questo volume, che era stato pubblicato nel settecentesimo anniversario della battaglia, questo volume direi che è fondamentale, no? Perché vi hanno anche contribuito studiosi di grandissima importanza, ma anche hanno sondato diversi argomenti, non tutto, ma diversi argomenti che riguardavano appunto la storia istituzionale delle due città, che riguardavano i protagonisti della battaglia, che riguardavano la cultura del tempo. E quindi dobbiamo comunque sempre tenere presente questo volume importante quando pensiamo alla Meloria. E
diciamo, siccome appunto io qui faccio la parte, direi, dello storico medievista, sono concentrata soprattutto su che cosa? Sui nove capitoli che precedono l'evento. Ecco, questi nove capitoli che precedono l'evento, a cui appunto Musarra ha dato molta importanza, cioè tutto ciò che precede l'avvenimento. E direi che prima di tutto bisogna considerare un fatto, cioè la morfologia delle due città. Ecco, questo tema era stato suggerito sotto un certo punto di vista da Geo Pistarino quando appunto parlava delle due città che erano diverse, che avevano quindi un diverso rapporto col mare. Musarra con efficacia crea due immagini importanti, quella della città Genova che ha un porto sul mare e quella invece della città che ha un porto di Catena. Perché? Perché il rapporto delle due città è totalmente diverso col mare anche dal punto di vista non soltanto morfologico, nel senso che a Genova il mare condiziona l'insediamento, ma soprattutto perché dal punto di vista funzionale i due porti sono diversi. Cioè uno è un porto, diciamo, di passaggio, è un porto nel quale le navi attraccano e poi ripartono, è un porto sì, dove si portano le merci, ma non è un porto magazzino, come invece si presenta appunto il porto di Catena, chiuso, per riparare le merci, che è quello di Pisa. Quindi c'è questo aspetto diverso. Le due città sono diverse, decisamente diverse, come vedremo anche più avanti, però sono diverse, ma sono anche, diciamo, hanno le stesse aspirazioni, hanno le stesse mire, hanno le stesse ambizioni. Su questo non c'è niente da dire. E le loro mire, le loro ambizioni, le loro aspirazioni nascono dal fatto che entrambe poi hanno così liberato il Mediterraneo dai saraceni, ecco, hanno compiuto appunto delle imprese che sono state molto importanti e, diciamo, dopo questa azione di liberazione del Mediterraneo che è avvenuta soprattutto nel secolo XI e fino all'ambire, insomma, il XII secolo, pensiamo alle imprese, diciamo, di Pisa nelle Baleari, pensiamo alla liberazione di Almeria e Tortosa. Ecco, dopo aver liberato il Mediterraneo dal nemico comune, si sono messe a fare la guerra fra di loro e hanno condotto una guerra che a me sembra sia molto importante sottolineare, avviene in maniera molto forte, determinata, con agguati, con atti di pirateria, soprattutto dove? Lungo le coste provenzali. Le coste provenzali sono uno spazio di scontro tremendo. Quindi è importante però anche un altro fatto che emerge soprattutto, diciamo, dal libro di Musarra, è la contesa, ecco, per il dominio delle isole, le isole del Tirreno, e quindi sto parlando della Corsica, della Sardegna e della Sicilia, che proprio lui, Musarra, l'autore, indica come snodi, come punti, diciamo, nodali di questa, di questo conflitto. Ecco, queste due, queste aree sono aree importanti perché? Sono aree importanti perché sono le aree dove si è sviluppata una precoce colonizzazione nel Mediterraneo da parte delle famiglie. Ecco, qui bisogna vedere proprio come le famiglie, le grandi famiglie di estrazione, di feudale, siano quelle che hanno così compiuto questa prima colonizzazione delle isole mediterranee. E dietro appunto, parallelamente a questa azione, si svolge anche un'azione da parte dei rispettivi governi.
che entrano in conflitto tra di loro, ecco, perché entrano in conflitto tra di loro, soprattutto, diciamo, in Corsica abbiamo una lotta per la giurisdizione di tipo ecclesiastico. In Sardegna c'è il tentativo di accaparrarsi comunque i privilegi da parte dei giudici, e in Sicilia da parte di avere dei benefici da parte dei primi normanni, quindi dei conti che poi diventeranno sovrani. Quindi c'è, diciamo, tutto un tentativo di imbrigliare il Tirreno. E in questa operazione, Genova e Pisa si contrastano, ma hanno successo, perché il Tirreno diventa proprio il dominio di queste città. Diventa il dominio di queste città, e quindi bisogna spartirsi questo dominio. E spartirsi questo dominio, arriviamo così, io sto facendo dei salti, me ne rendo conto, al XIII secolo. Arriviamo al XIII secolo e questo è un momento molto importante, perché compare, diciamo, la figura di Federico II. Figura di Federico II, e qui dobbiamo anche introdurre un altro elemento, cioè la grande assente. Chi è la grande assente, diciamo, da questo gioco tirrenico? È Venezia. Venezia è la grande assente non perché non sia interessata a quello che avviene nel Tirreno, ma perché è lontana, insomma. Quindi sta a guardare le due città che si contendono il Tirreno, però diciamo non interviene. E non interviene nel Tirreno, neanche nel momento appunto in cui c'è il grande conflitto con la presenza determinante di Federico II. La presenza di Federico II giova soprattutto a Pisa, che è tradizionalmente, diciamo, una città filoimperiale. Quindi Pisa è schierata appunto dalla parte degli imperiali, quindi avvantaggiata da Federico II per tutto il secolo XIII. E quindi diciamo che poi è chiaro che rimane un po' in una situazione abbastanza difficile quando Federico II viene sconfitto, e rimane in una situazione piuttosto difficile. Però appunto lo scenario mediterraneo è uno scenario complesso, estremamente complesso, estremamente vario. E qui facciamo un altro passaggio, che è quello indicato appunto da Musarra con così la formula il grande Mediterraneo, no? Il grande Mediterraneo, perché diciamo questa situazione, da una situazione appunto tutta tirrenica, si sposta in direzione dell'Oriente, ecco. E qui i giochi precedenti saltano perché progressivamente Pisa si sposta, diventa alleata di Venezia, per esempio nel momento della guerra coloniale che si è combattuta ad Acri per intorno al monastero di San Saba, e in quel conflitto che è noto come guerra di San Saba, e quindi abbiamo questo momento, diciamo, in cui Venezia e Pisa sono più vicine, come saranno anche più vicine nel momento, diciamo, in cui Genova ottiene la supremazia a Bisanzio. E quindi c'è una forte paura che effettivamente Genova possa assumere un controllo completo. E questa situazione è una situazione, diciamo, nuova, in cui si creano delle nuove possibilità di alleanza. Però bisogna tenere presente un fatto, che Venezia non si sbilancia poi mai troppo.
troppo. Ecco, Venezia non si sbilancia mai troppo perché sta a vedere, forse sta aspettando che le due città si annullino a vicenda. E quindi appunto arriviamo così, ci avviciniamo agli anni della Meloria. Negli anni della Meloria però è comparso sullo scenario mediterraneo un altro personaggio molto importante che è Carlo D'Angiò. E Carlo D'Angiò è un personaggio che scombina tutto, perché Genova per un certo periodo cerca comunque di addivenire a un compromesso con Carlo D'Angiò, però la sua situazione orientale non permette alla città di allearsi con l'Angioino più di tanto. E lo stesso avviene per Pisa. Pisa non può essere, diciamo, più di tanto alleata di Carlo D'Angiò. Però entrambe hanno delle esitazioni, e arrivano anche a stipulare dei trattati appunto con gli Angiò. Quindi, diciamo, è una situazione ancora molto interlocutoria. Dal punto di vista così delle alleanze mediterranee, la situazione è molto fluida, ecco. E approssimandoci alla Meloria, ecco che Musarra di che cosa ci parla? Ci parla soprattutto dei cronisti, che hanno raccontato non soltanto il fatto, ma anche i precedenti, gli immediati precedenti. Adesso siamo ormai quasi in prossimità dell'avvenimento. E gli immediati precedenti vengono raccontati. Ora, fra tutti, diciamo, i cronisti, direi che quelli che maggiormente, no, si contrastano, le cui versioni maggiormente entrano in contrasto sono Jacopo Doria, è di parte genovese, ovviamente il nostro cronista degli annali genovesi, e dall'altra parte abbiamo Guido di Vallecchia, che, diciamo, rappresenta la parte pisana, anche se non è originario propriamente di Pisa, ma insomma. E poi ci sono frammenti pisani, c'è la cronaca runcioniana, c'è il Templare di Tiro, c'è Salimbene da Parma, ci sono tanti cronisti, diciamo, che hanno raccontato e che portano, diciamo, delle tessere al racconto di questi avvenimenti. Ecco, Musarra però appunto vede che cosa? Vede soprattutto un fatto che in particolare Jacopo Doria e Guido di Vallecchia esprimono, sono due cronisti molto particolari, perché sono legati alla loro parte e pertanto, diciamo, concordano in generale sulla visione di un periodo in cui le due città entrano in conflitto, ma, diciamo, danno dei dati discordanti che corrispondono ovviamente alla loro volontà di far emergere il valore della loro parte. Ma quello che a me sembra importante di questo periodo sono soprattutto, ecco, il fatto che questa guerra diventa una guerra economica, e su questo sono d'accordo entrambi i cronisti, cioè una guerra che è fatta di assalti alle navi, di tentativi di sottrarre risorse, diciamo, alimentari, vettovagliamento e ricchezze, cioè le due città si stanno sostanzialmente preparando allo scontro e cercano pertanto appunto sottrarre risorse al rivale. E quindi è una guerra, diciamo, economica, combattuta senza esclusione di colpi, perché dal 1282 al 1284 c'è un continuo stato di guerra, una continua, diciamo, così, succedersi di attacchi
attacchi, viene attaccata a Bonifacio, Alghero da parte dei pisani e da parte, diciamo, dei genovesi, Pianosa, Piombino e poi lo scontro del 22 aprile, quindi di poco precedente alla Meloria, che è lo scontro di Tavolara, nel quale già si può capire come andranno a finire le cose. E diciamo, quindi io lascio ai colleghi poi che parleranno, diciamo, della storia militare, di parlare appunto di questo evento, no? Che però, diciamo, è un evento che è preceduto da tutta una serie di tatticismi, di strategie, ecco, sono molto belli gli inseguimenti che genovesi e pisani praticano in quel momento. E poi l'evento della Meloria è un evento, diciamo, che appunto diciamo, avviene in questo momento particolare, al quale non segue una pace, no? Cioè la battaglia dovrebbe portare la pace, in realtà non porta la pace, porta ancora tutta una serie di scontri nel 1285, nel 1287, tentativi da parte dei genovesi di aggredire Porto Pisano, sintanto che Porto Pisano nel 1290 diciamo viene interrato e si arriverà poi a una pace soltanto nel 1299. Un interesse particolare su cui torneremo hanno comunque i grandi ammiragli, ecco, perché qui abbiamo, diciamo, ammiragli genovesi importanti, Benedetto Zaccaria e Oberto Doria, e invece, ecco, questo va sottolineato, i pisani hanno un ammiraglio veneziano. Ecco, qui potremmo fare delle illazioni, forse non avevano un personaggio tanto capace a disposizione fra i loro cittadini, o forse invece potremmo pensare che, come mi sembra che Musarra voglia suggerire, tutto sommato invece i pisani cercavano, insomma, di attirare a sé Venezia, che aveva sempre questo atteggiamento piuttosto, almeno formalmente, equidistante. Allora, diciamo che fatta questa, così, questa sintesi, vorrei soffermarmi ancora un poco su alcuni punti, alcuni punti che mi sembrano importanti in questo libro. Innanzitutto, diciamo, vedere Genova e Venezia, scusate, Genova e Pisa, e le loro diversità sul piano della struttura politica, perché noi siamo di fronte a due città che sono apparentemente entrambe ghibelline, ecco, perché diciamo, Pisa lo è per tradizione, ma lo è anche Genova in quel periodo ghibellina, perché è proprio in funzione anti-guelfa, anti-angioina, più che anti-guelfa direi, anti-angioina, si sposta appunto nel 1270 e si dà un governo dei capitani del popolo. Quindi anche Genova, diciamo, è ghibellina, però naturalmente stiamo parlando di un ghibellinismo molto molto temperato, ecco. E invece appunto Pisa è città ghibellina, combatte contro le città guelfe della regione, ha questo atteggiamento della Toscana, ha un atteggiamento fortemente ghibellino, però diciamo anche a Pisa ci sono degli elementi poi eccentrici, ecco, perché
Già prima, intorno al 1274, c'erano stati dei tentativi comunque di temperare il governo ghibellino attraverso appunto delle scelte filoguelfe. E soprattutto però appunto dopo la Meloria, proprio per diciamo riuscire poi a far rientrare i prigionieri tenuti nelle carceri genovesi, ecco che appunto ci sono dei tentativi da parte di, da parte dei Visconti, di Nino Visconti e di Ugolino della Gherardesca, che cercano, insomma, cercano entrambi di portare, di temperare il ghibellinismo. E però appunto bisogna dire questo, che diciamo mentre poi a Pisa, ecco, queste figure eccentriche vengono punite anche in maniera abbastanza severa, insomma, non dimentichiamo Ugolino della Gherardesca, no? Però vengono appunto punite, perché diciamo lo schema poi della città è uno schema fortemente ghibellino. Ecco, Genova questo proprio non avviene. A Genova c'è un tipo di governo che è capace sempre comunque di riprendere in mano anche gli avversari politici. Il gioco politico è molto più complesso a Genova di quanto non sia a Pisa. E voglio fare un esempio, Ansaldo, che di un personaggio che rientra poi in questa storia, cioè penso ad Ansaldo De Mari. Ansaldo De Mari aveva combattuto alla battaglia del Giglio, mentre la propria città appunto stava combattendo col partito filopapale, Ansaldo De Mari stava dalla parte degli imperiali, no? Era un ammiraglio, l'ammiraglio appunto della flotta imperiale. Però poi nel 1250 viene reintegrato appunto nella città, cioè nessuno si è sognato di condannarlo, di espellerlo e così via, di bandirlo e così via. Quindi diciamo che il sistema genovese, il sistema politico genovese è un sistema molto più duttile. Ecco, questo è un aspetto che Genova ha a proprio vantaggio. E infatti quando si parla di questi avvenimenti, insomma, si parla spesso anche dell'isolamento pisano, cioè Pisa, arriva alla Meloria isolata, rimane ancor più isolata, e insomma Genova anche era stata isolata a un certo punto della sua storia, della seconda metà del secolo XIII, perché non possiamo dimenticare che Genova era scomunicata dopo l'accordo con Michele VIII Paleologo, però esce brillantemente da questa situazione. Quindi diciamo che Genova ha una duttilità superiore, diciamo, rispetto a Pisa, che le consente, ecco, di superare le crisi forse meglio. Un altro aspetto su cui volevo riflettere era quello invece che riguardava proprio, senza entrare in merito appunto alle strategie militari e alle capacità tecniche, organizzative per quanto concerne appunto la navigazione, che proprio nella seconda metà del secolo XIII aumentano sempre di più, cioè vengono introdotte innovazioni dal punto di vista della cartografia, dal punto di vista anche della forma, della tipologia delle navi. Ecco, quindi cioè, si introducono delle innovazioni importanti. Si introducono innovazioni importanti, ma ciò che secondo me Genova ha a proprio vantaggio è certamente il fatto che i genovesi ormai nella seconda metà del secolo XIII hanno, come dire, un percorso di navigazione lunghissimo dal Mar Nero, dove sono potuti entrare nel 1261, sino
alle Fiandre, insomma, verso negli anni 70 del XIII secolo incomincia la navigazione lungo le coste atlantiche. E questo può avvenire perché ci sono delle capacità, ma certamente questo tipo di navigazione offre l'occasione di darsi delle capacità. Ecco, e questi i genovesi lo hanno. E ci sono dei personaggi, perché qui si ritorna poi dalla tecnica, dalla strumentazione, però dobbiamo ritornare appunto sugli uomini. Ci sono dei personaggi che sono importanti, appunto dicevamo i grandi ammiragli, Benedetto Zaccaria, Ansaldo De Mari, poco dopo Manuele Pessagno, sono tutti grandi ammiragli che conoscono fortemente il mare. Ecco, secondo me c'è una differenza, ecco, tra i pisani e i genovesi. I genovesi sono dei professionisti del mare, ecco, e quindi vanno al servizio anche degli altri sovrani tranquillamente, perché sono dei professionisti. I pisani, non so quanto, perché? Perché i pisani, diciamo che sono i Gherardesca, i Visconti, ecco, sono personaggi mercanti anche, ma di estrazione feudale, che si spostano sul mare. Ecco, non sono dei professionisti del mare. A me sembra questo, che possa essere anche un elemento, diciamo, di considerazione, visto e considerato che non si danno un loro ammiraglio, ma cercano l'ammiraglio per la battaglia della Meloria in Alberto Morosini, il veneziano. Altro aspetto su cui vorrei riflettere è quello, ed è l'ultimo, che lo suggerisce, diciamo, Musarra, è quello del confronto tra la guerra e la battaglia. Ecco, e perché? Perché lui fa, diciamo, l'aveva già fatto Tanghéroni, un riferimento, no, a Duby. Duby cosa fa? Duby dice la battaglia appunto qualcosa di sacro in sé, perché è il momento decisivo, ecco, è un momento appunto che decide tutto. La battaglia si decide in 4-4-8, in breve tempo, invece la guerra è una cosa lunga, è molto lunga, fatta di tanti episodi. E diciamo, quindi Duby aveva messo in evidenza questo momento e il confronto tra la battaglia di cui ha parlato Duby, che è Bouvines, e la battaglia di cui diciamo, stiamo parlando stasera, di cui ha parlato Musarra, la Meloria, diciamo, il confronto viene immediato. Tanto ci sono proprio delle similitudini, avvengono entrambe le due battaglie, tanto Bouvines quanto la Meloria, di domenica, giorno tabù, sacro al Signore, e quindi non si deve combattere. Poi direi che quello che mi sembra che intriga Musarra è il fatto che entrambe le due battaglie hanno avuto dei cantori, Jacopo Doria, e l'altro che è, Guglielmo Bretone, che sono due cantori di parte, decisamente, però sono di tono elevato entrambi, ecco, e quindi, diciamo, non scendono proprio così in un confronto meschino di parte, però sono abbastanza schierati, ecco, e quindi le due battaglie hanno questi due cantori che sono molto, molto importanti. Quindi ci sono, diciamo, delle similitudini, però dobbiamo fermarci qua, perché, diciamo, le due battaglie, a parte, vabbè, che una è di terra e l'altra di Bouvines, 27 luglio del 1214, 70 anni prima, no, della Meloria, è una battaglia che avviene, per terra. Questa è una battaglia di mare, quindi le situazioni sono diverse.
però una è una battaglia dove combatte ancora il Miles, il cavaliere. Questa è una battaglia in cui ci sono dei cives, dei cittadini, e anche tutta la simbologia, insomma, perché poi Musara fa anche dei riferimenti, la simbologia, il vessillo con la croce e l'insegna della Madonna di Maria, che vengono, diciamo, squarciati dalla ammiraglia di Oberto Doria. Insomma, ci sono dei simboli cittadini forti, le catene del porto, del porto pisano, che vengono distribuite nelle chiese, quindi tutti i cittadini devono osservare, guardare, bearsi delle vittorie che hanno avuto. Ecco, quindi direi appunto che è importante vedere questi aspetti. In questo libro ci sono anche tante altre considerazioni, anche interessante il capitolo che si riferisce, diciamo, all'attività culturale letteraria promossa nel circolo dei prigionieri pisani a Genova, e insomma aspetti molto importanti. Dunque, un libro che è molto interessante, nel quale sono confluite, diciamo, tutta una serie anche di studi, perché devo dire che Musarra ha colto, ecco, questo patrimonio, ecco, direi di studi che lo hanno preceduto, e ha però avuto la capacità poi di offrirlo al largo pubblico, e in questo ha dimostrato un grande impegno, puntiglioso, direi, quasi continuamente a supportare il lettore con incoraggiamenti quasi a proseguire la lettura nei momenti in cui effettivamente, diciamo, la storia diventa particolarmente aggrovigliata, ecco, e quindi lui sostiene il lettore, ecco, con, insomma, con molta cura. Ho finito, grazie. Grazie alla professoressa Origone per questa analisi e anche suggerimenti su molti temi che riguardano il secolo della battaglia della Meloria, lo scenario politico, le questioni inerenti Pisa, Genova, ma ovviamente c'è anche Venezia, come avete sentito. Ora, senza rubare spazio agli altri, passo rapidamente la parola a Emiliano Beri, docente di storia militare sempre nel nostro Ateneo, e a lui la parola. Grazie. Io, per parlarvi del libro, del lavoro di Musarra dal punto di vista della storia militare, o meglio della storia navale, che è la storia militare sul mare, voglio partire dalle critiche che sono state mosse al lavoro di Musarra. Sono critiche che sono state riassunte in un articolo scritto da Franco Cardini, che è comparso qualche tempo fa sul secolo XIX. Riassumendo, qual è il succo di queste critiche? Queste critiche, mosse da alcuni colleghi medievisti, sostengono che il lavoro di Musarra è troppo schiacciato sulla storia militare e soprattutto ha un approccio evenemenzialista, ossia fa una storia che guarda principalmente agli avvenimenti, trascurando i temi di lungo periodo, cioè quei grandi temi che sono il campo di indagine della storia sociale. Secondo queste critiche, quindi, quella di Musarra sarebbe una narrazione che guarda soltanto a quello che Fernand Braudel ha definito, utilizzando un'azzeccata metafora marittima, come agitazione di superficie, come onde. Le onde, nella metafora di Braudel, sono gli avvenimenti. Onde che sono sollevate dalle maree, ossia, nella metafora di Braudel, da quelle forze potenti che stanno sotto gli avvenimenti e che sono per l'appunto il campo di studio della storia sociale.
Brodel ha proposto questa metafora marittima in riferimento alla storia, storia con la S maiuscola, nell'introduzione di un suo saggio molto celebre, molti di voi penso lo conosceranno di sicuro, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II. Nell'introduzione a questo saggio Brodel vuole chiarire il suo concetto di storia e propone un'analisi storica che si basa su tre piani. In primo luogo, il primo piano è quello dell'ambiente, ossia del rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Nell'analisi di Brodel è il Mediterraneo e anche in quella di Musarra è il Mediterraneo. Il secondo piano è quello delle strutture, cioè delle economie, degli stati, delle società e delle civiltà, ci dice Brodel. Le maree di cui abbiamo parlato, di cui vi ho detto prima. Il terzo è quello degli avvenimenti, ossia delle onde e dell'agitazione di superficie. Brodel ci dice però anche un'altra cosa nell'introduzione del suo saggio. Ci dice che ha voluto mettere sotto la lente di ingrandimento le strutture, cioè queste potenti maree che generano gli avvenimenti, per un motivo, e cito direttamente quello che lui scrive, per mostrare come tutte queste forze intime siano all'opera nel campo complesso della guerra. Perché la guerra non è puro dominio delle responsabilità individuali. E Brodel ci dice anche, io vi dico questo per chiarire qual è il mio concetto di storia. Ora, perché vi ho raccontato tutto questo su Brodel? Cosa c'entra con Musarra? Ve lo spiego. E cosa c'entra con le critiche mosse a Musarra? Ve lo spiego. L'approccio di Brodel, fino a tempi recenti, è stato recepito dalla storia militare in maniera, secondo me, incompleta, dagli storici militari e dagli storici navali. Perché? Perché in un lontano passato la storia militare era fatta essenzialmente come una storia che raccontava e descriveva in maniera piatta e sterile le operazioni militari e le battaglie. Lo stimolo venuto dall'approccio brodeliano, ma non solo da Brodel, io cito Brodel perché mette sotto la lente ingrandimento la guerra, ma non è l'unico naturalmente che ha proposto all'interno della scuola degli Annal questo approccio. Dicevo, la lezione di Brodel ha prodotto una reazione uguale e inversa, ossia gli storici militari hanno cominciato a mettere sotto la lente di ingrandimento le strutture, le potenti maree, queste forze che generano gli avvenimenti, a fare cioè una storia sociale della guerra, una storia socio-militare, però la reazione uguale opposta ha avuto anche un problema, hanno iniziato a trascurare le operazioni militari e le battaglie. Hanno scambiato un approccio incompleto con un altro approccio incompleto, semplicemente uguale opposto. E non si può comprendere un sistema militare se non si studia lo scopo per cui è creato e per cui funziona. È come, passatemi la metafora, se uno studiasse una squadra di calcio senza guardare una partita o senza analizzare il campionato in cui la squadra si incimenta, guardando solo la sua struttura. Non si capisce niente o poco del funzionamento del sistema e della struttura. Perché vi ho fatto tutto questo pippotto metaforico? Perché il libro di Musarra ha il pregio di guardare sia la struttura sia gli avvenimenti, ossia di recepire appieno qual è l'insegnamento, l'approccio che Brodel propone nel suo grande saggio. È chiaro che non sto accostando Musarra a Brodel, anche perché Civiltà e Imperi del Mediterraneo è un saggio di 1500 pagine, La Meloria è un saggio di 200 pagine. Naturalmente l'approccio dal punto di vista dimensionale è diverso, ma quello che l'ispira è una linea di indagine simile. Secondo me Musarra ha colto perfettamente qual è lo spirito dell'approccio di Brodel per come Brodel lo descrive nell'introduzione al suo saggio. Infatti il libro di Musarra parla degli avvenimenti, parla delle operazioni militari, lo vedete anche dalle cartine che stanno scorrendo alle mie spalle, parla della battaglia dal punto di vista tattico, ma non parla solo di quello. L'ha detto anche la professoressa Origone, fa aspettare
9 capitoli prima di arrivare al dunque, prima di arrivare alla battaglia. E in questi 9 capitoli c'è tantissimo altro oltre alla battaglia e alle operazioni militari. C'è ad esempio la descrizione di quello che Musara definisce un grande gioco di politica internazionale e di grande strategia, che ha come teatro il Tirreno o le vicende che coinvolgono l'impero latino d'Oriente e la riconquista bizantina di Costantinopoli, la contesa per Acri e quindi per il controllo della costa siro-palestinese, le mire di Carlo d'Angiò sul Levante, la guerra del Vespro e quindi l'affacciarsi dell'Aragona sul Levante attraverso la Sicilia. È un grande gioco mediterraneo la cui analisi è importantissima per capire la Meloria, cioè per capire perché la battaglia della Meloria è importante, per capire perché è uno scontro decisivo, per capire gli schieramenti contrapposti, come si delineano, per capire la centralità delle città marittime italiane in questo grande gioco mediterraneo. Perché? Perché alcuni degli attori di questo grande gioco mediterraneo fanno un grande gioco che ha come teatro il Mediterraneo, ma sono senza flotta. Perché nel Medioevo avere potenziale navale è cosa rara, non è cosa da tutti. C'è la Genova, c'è la Pisa, c'è la Venezia, ce l'ha un po' l'Aragona, ma ad esempio Carlo d'Angiò non ce l'ha. L'impero bizantino, Michele Paleologo, non ce l'ha e si deve rivolgere alle città marittime italiane perché sono le uniche ad averlo. Ma il lavoro di Musara contiene anche dell'altro. Contiene un'analisi della politica interna delle due città, ne ha parlato la professoressa Origone. Contiene una trattazione della realtà marittima e navale dell'epoca, ne parlerà poi il professor Robasso. Contiene una trattazione della guerra sul mare, che è eccezionale, non solo secondo il mio punto di vista, ma anche secondo il punto di vista di quello che io considero uno dei massimi esperti di storia navale, cioè di storia della guerra sul mare, che abbiamo oggi in Italia, che è Guido Candiani, che fa parte del nostro laboratorio, ma insegna nell'Ateneo di Padova. Guido Candiani aveva letto le bozze, le avevo lette anch'io, del libro, e aveva detto a Musarra: è la miglior trattazione della guerra navale nel Medioevo che mi sia mai capitata sotto mano. Ed è un parere autorevole, anche perché siamo in pochi purtroppo in Italia a far storia militare e storia navale. In ultimo, il libro di Musara contiene una riflessione critica sulle fonti, ossia è un libro che è stato scritto per il pubblico e per il mercato, naturalmente, ma senza sacrificare la dignità di un lavoro scientifico. Spesso i lavori scientifici non sono indirizzati al pubblico, non sono prodotti per il mercato. Ed è difficile intrecciare, riuscire a fare un lavoro che sia, a proporre un lavoro al pubblico che abbia anche dignità scientifica. E questa operazione, secondo me, Musara l'ha portata a termine in maniera più che soddisfacente. Quindi, tornando alle critiche, è un lavoro evenemenziale quello di Musarra? È un libro evenemenziale? No. È un libro che tratta degli avvenimenti, ma tratta anche delle altre due dimensioni che Braudel propone come dimensioni della storia nel suo saggio. Tratta dell'ambiente mediterraneo, nel lungo periodo, nella seconda metà del 200, ma anche prima, perché quando parla del Tirreno, Musarra guarda anche prima della seconda metà del 200. Tratta della guerra, di una guerra che è un fenomeno di lungo periodo, procede, come Musarra stesso mi ha detto qualche tempo fa, a cerchi concentrici, analizzando quelle grandi forze, quelle maree, che producono un'agitazione superficiale decisiva, che è la battaglia della Meloria. È il punto finale di un percorso che viene spiegato in maniera più che convincente, secondo il mio parere. Ora, chiudo qua per lasciare lo spazio sia all'autore sia al collega Luca Logbasso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Emiliano Beri, mi pare che viaggiamo in perfetto orario e quindi mi posso permettere di aggiungere qualcosa a queste due belle introduzioni dei colleghi. Vorrei un po' più scendere nel dettaglio sul piano
anche tecnico. So che qui in sala ci sono molti studiosi appassionati di questioni marittime e navali, cercherò di non annoiare però quelli meno avvezzi a questo tipo di argomento. Però prima di questo vorrei partire da un punto che a me sembra molto importante. E leggendo il libro di Antonio ho ragionato per l'ennesima volta sul tema della divisione, della periodizzazione della storia, che è davvero molto artificiale, spesso, quasi sempre artificiale, scusate, è artificiosa, fatta dagli storici, e in realtà invece ci sono delle straordinari collegamenti tra le diverse epoche. Lo dice un modernista che ha letto un libro sul Medioevo, e guardando il libro, leggendo il libro di Antonio, soprattutto sul piano organizzativo, navale, si scoprono delle similitudini, delle continuazioni tra le diverse epoche che sono straordinarie. E ulteriormente, leggendo il libro di Antonio, si capisce come la storia non sia progressiva sotto tutti i punti di vista, come immaginavano ad un certo punto gli illuministi, che pensavano a un progresso tecnologico eccezionale. A quest'ora saremmo chissà che livelli, se avessero avuto ragione loro. Invece in realtà le cose vanno un po' in maniera diversa, come una sinusoide, le cose vanno avanti, poi tornano indietro. E in effetti, a leggere l'organizzazione navale delle flotte della fine del 200, e conoscendo abbastanza bene quello che è successo nei secoli successivi, vi posso dire che non sempre si è andati in avanti, non c'è sempre stata una progressione. E questo getta ancora una volta una luce nuova su questo Medioevo, che finalmente siamo riusciti a toglierlo dal buio che i modernisti hanno presentato e che presentano talvolta ancora in maniera indiscriminata. E leggendo il libro di Antonio, in effetti si vede come ci sia un collegamento diretto. Uno, lo avete sentito molto chiaro e netto, scandito dalle parole di Sandro Rigone, e cioè le differenze tra le due flotte sono soprattutto nel capitale umano, nei comandi e nelle conoscenze tecniche. Ebbene, questo poi lo si vede benissimo ancora dopo, nel corso dell'età moderna. A Genova e a Venezia, aggiungo anche, ci sono i due grandi know-how della marineria italiana, e tutti pescano, tutte le flotte italiane pescano, e anche quelle poi fuori dall'Italia naturalmente, pescano lì. Il fatto che Pisa scelga un comandante veneziano, certo, è legato alla politica, sicuramente. Però non potendo usare un genovese in quell'occasione, dov'è che poteva trovare un comandante preparato? A Venezia, naturalmente. E questa è una storia di lunghissimo periodo, no? Nelle flotte dell'età moderna spesso si ricorre ai comandanti genovesi, agli alti ufficiali genovesi, anche quando Genova non avrà una flotta straordinaria come quella della Meloria. La flotta della Repubblica, che qui aveva una delle sue sedi principali, la sala principale, era una piccola flotta, però il sapere tecnico, tecnologico, nautico che c'era a Genova nell'età moderna e che pescava le sue origini in questo periodo, veniva utilizzato dalla Spagna, veniva utilizzato dagli altri stati italiani, veniva utilizzato a un certo punto anche dalla Francia, anche quando teoricamente i genovesi dovrebbero prestare servizio solo per gli spagnoli, invece lo fanno anche per gli altri, per i francesi stessi, e così via. È un filo comune che dal Medioevo ci porta fino a tutta l'età moderna completa, ancora tutto il Settecento, è un secolo di grandi comandanti genovesi che prestano servizio per le altre flotte. I grandi comandanti dell'armada spagnola ancora ci sono i genovesi in pieno Settecento, e così via, potrei dilungarmi molto. Quindi un Medioevo vivissimo, anche letto da un modernista, letto da uno che si occupa dei secoli successivi, una straordinaria capacità di movimentare in mare flotte grandi come quella che partecipa alla battaglia della Meloria. Noi poi siamo abituati a pensare a Lepanto, che però è un evento straordinario.
nell'ordinario una flotta di 20 galee è già una flotta grande in età moderna. Quindi quando ce ne sono 70, 80, sono flotte gigantesche, è una mobilitazione gigantesca. Ecco dov'è il medioevo moderno, se mi concede, se mi concedono i medievisti, esattamente. Una straordinaria mobilitazione. E poi ancora un'altra straordinaria permanenza, che è quella della galea, che è una delle protagoniste di questo libro. Naturalmente i protagonisti sono gli uomini, ma oltre agli uomini c'è un'imbarcazione che partecipa attivamente al libro, anche perché attivamente partecipa alla battaglia, una macchina quasi perfetta, potremmo dire, perché viene utilizzata per secoli pressoché simile dall'età più remota del Medioevo fino ancora al XVIII secolo. La capacità di utilizzare un'imbarcazione che si può muovere a vela, ma si può muovere a remi, che mantiene le proporzioni e le dimensioni pressoché in maniera inalterata tra Medioevo e età moderna. Certo, in età moderna poi, con l'adozione delle artiglierie, qualche cosa cambia, ci sono dei cambiamenti, non posso negarlo, diventano un po' più grandi, diventano anche, hanno più alberi, non ne hanno più solo uno, ne hanno due, poi addirittura ne verrà aggiunto un terzo, quindi migliorano anche le prestazioni dal punto di vista veliero. Ma c'è una straordinaria storia che va dall'epoca della Meloria fino alle epoche successive. Ecco, nei capitoli centrali, e poi vorrei invece stuzzicare l'autore, se posso, e lasciare a lui la chiusura di questa serata, i capitoli centrali, come già anticipava Emiliano Beri, sono molto attenti a spiegare al lettore in che maniera venivano utilizzate queste flotte, come si armavano, come venivano equipaggiate. E questo è un altro aspetto importante. Vi ho detto che la storia non è progressiva come immaginava Condorcet e gli illuministi, ma torna anche indietro. Ecco, i galeotti della Meloria, cioè i rematori, sono rematori liberi, salariati, oppure che prestano servizio quasi fosse una sorta di leva prevista, no? A Genova, ma prevista a Venezia e negli altri, a Pisa naturalmente, eccetera. Ma erano liberi, quindi in condizioni di lavoro, diciamo, non dico elevate, perché è sempre un mestiere faticoso, complicato, poi qui si trattava di non solo di vogare, di lavorare, ma anche di fare la guerra. Questo avviene anche dopo, nei secoli dell'età moderna, ma nei secoli dell'età moderna, proprio perché le galee diventano più grandi e ad un certo punto necessitano di più rematori, i rematori cominciano a scarseggiare e nell'età moderna bisogna inventarsi delle altre cose. Ma le cose che si inventano nell'età moderna sono tristissime, perché da una parte vengono messi a remo i condannati dalla giustizia, quelli che vengono chiamati forzati. È una soluzione che sembrerebbe anche intelligente, perché si tende a non tenere le persone dentro il carcere, perché costa, e invece le si rende produttive facendole servire a remo. Ma questo nel Medioevo non c'è, se non in alcuni momenti, in maniera sporadica e rapsodica. E poi nell'età moderna vengono utilizzati gli schiavi, quindi il tema della schiavitù. Non è che nel Medioevo non ci fossero gli schiavi, c'erano, e come. Anzi, questa è una storia di lungo periodo che va dall'antichità e ci porta fino alla contemporaneità. Ci sono ancora oggi gli schiavi sotto altre formule, anche nei paesi cosiddetti avanzati, tipo il nostro, forse avanzato da un altro punto di vista, vabbè, ma questo mi concederete la battuta. E invece nell'età moderna si tende a utilizzare questi schiavi che sono catturati in mare, in questa guerra endemica, lunga, estenuante, continua nei confronti del mondo ottomano e musulmano e nordafricano, che poi in realtà non è tanto musulmano quanto è una commistione
di popolazioni mediterranee che poi sì sotto il cappello dell'Islam ma vanno tutte a risiedere nel Nord Africa, ma che nel Medioevo non trova riscontro, cioè la schiavitù c'è ma non per il servizio a remo. Quindi condizioni che cambiano, i rematori, i galeotti dell'età moderna sono incatenati al banco, sì poi vengono liberati durante le battaglie, vengono gestiti in maniera anche abbastanza come dire tra virgolette libertaria, perché hanno comunque dei margini di operatività che a noi possono sembrare molto strani, gli stessi schiavi possono fare piccoli, possono occuparsi di piccolo commercio, possono occuparsi anche di altre attività, a parte quando sono in servizio attivo a bordo delle galee e soprattutto quando queste galee si occupano di operazioni strettamente navali. Però come vedete ci sono cambiamenti che non sono sempre in positivo, anzi le condizioni di lavoro a bordo cambiano, peggiorano notevolmente, e non è un unicum, perché in realtà c'è un altro passaggio storico molto più tardo, nell'età contemporanea, nella piena contemporaneità, quando si passa a navigare sulle navi a vapore c'è di nuovo un peggioramento delle condizioni dei marinai. C'è una proletarizzazione fortissima alla fine dell'Ottocento, che non avveniva nella prima metà dell'Ottocento e che non avveniva nella stagione della navigazione a vela del cosiddetto Ancien Régime. Quindi vedete come questa storia va e viene, torna, ma è un collegamento continuo. Le periodizzazioni sono davvero artificiali, artificiose, sono gli storici poi che le mettono, perché devono in qualche modo dividere i periodi in larga misura per ragioni di insegnamento, perché non possiamo fare corsi che vanno dalle origini fino ai giorni nostri. Beh, oddio, negli Stati Uniti lo fanno, no? In tanti posti del mondo fanno queste storie, no? Forse più corretta la nostra, che è una visione tradizionale. Cambiano le fonti da un certo punto di vista, nel senso che per l'età moderna noi siamo più fortunati, abbiamo un'abbondanza, una sovrabbondanza che i colleghi non hanno, e anzi devono spesso ricostruire fenomeni come quelli contenuti nel libro di Antonio, con documentazione difficile da reperire, molto scarna, difficile da leggere, da interpretare. Noi siamo un pochettino più fortunati, comincia a esserci una sovrabbondanza di fonti, in particolare sui temi della storia navale, della storia militare, temi che hanno lasciato un'enorme mole di documentazione contenuta negli archivi. Insomma, tante caratteristiche che nella lettura del libro da parte mia mi hanno stuzzicato l'attenzione. Naturalmente io potrei andare avanti ancora molto a lungo, ma non lo faccio, perché vorrei coinvolgere l'autore. E per coinvolgere l'autore gli faccio una domanda prima di tutto, poi so che lui vuole parlare anche della copertina e mi sembra interessante, visto che siamo qui in questa sala. Però dopo la guerra con i pisani forse ci aspettiamo la guerra con i veneziani? Questa è la domanda. Ti aspettiamo la guerra di Chioggia? E questo se hai anche altre idee, sempre sul campo della storia navale, militare, del periodo medievale. E vi ringrazio. Bene, buonasera a tutti, e innanzitutto un ringraziamento ai relatori che hanno espresso e raccontato così bene i contenuti di questo volume. Ringrazio la professoressa Sandro Argone, con la quale appunto diedi tempo fa l'esame di storia bizantina, ormai parecchi anni fa, studiando quel bellissimo testo Georg Ostrogoski, che è meraviglioso, e quindi che rimpiango fortemente. Ecco, ringrazio Luca Lobasso, che ha presentato questa serata e che ha avuto la bontà di accogliermi in questa esperienza straordinaria, che è il laboratorio di storia marittima e navale dell'Università di Genova, dove rappresento fondamentalmente la parte medievistica, e devo dire che siamo anche molto pochi in Italia a occuparci di questa materia, speriamo per il futuro di poter crescere. E ringrazio Emiliano Veri,
che anche lui è espressione di una novità per il nostro Ateneo genovese, ovvero la materia storia militare. Anche da questo punto di vista, è vero, siamo pochi, diciamo, in Italia a praticarla, e lui è uno dei pochi che detiene la cattedra di questa materia presso la nostra università. Direi che hanno fatto un quadro pressoché completo del volume, e vorrei dire 100.000 cose, ma a questo punto praticamente finirò per rileggervi il volume per intero. Ringrazio comunque voi tutti per essere qui convenuti. E per ultimo, prima di rispondere alla domanda che mi ha fatto Luca, ringrazio Palazzo Ducale, che ha voluto fortemente che questo evento avesse luogo in questa sala, perché per la famosa storia della copertina, ma anche perché questo palazzo è un po', lasciatemi un po' dire in questa maniera, è un po' uno dei frutti della Meloria. Siamo alla fine del 200, cioè in una età in cui Genova è cresciuta, nei suoi ultimi 30-40 anni Genova è cresciuta economicamente, cresciuta sui mari, è cresciuta politicamente perché ha avuto, come ha detto la professoressa Rigone, una stabilità interna che altre città non avevano, una diarchia Doria-Spinola che per ben vent'anni regge il governo cittadino. È un unicum in un panorama come quello italico in cui le lotte di fazione sono all'ordine del giorno. Certo, Doria e Spinola sono contrapposte ad altre famiglie, Fieschi e Grimaldi, ma l'accordo dopo un po' si trova sempre. Ebbene, alla fine di questo lungo periodo che vede Genova scontrarsi con Pisa negli anni 80 del secolo, scontrarsi con Venezia già negli anni 60, in quella che ricordiamo come la prima guerra veneto-genovese, e scontrarsi nuovamente con Venezia proprio negli anni 90 del secolo. Tutti quanti ricordiamo le battaglie di Lajazzo, di Curzola. Ebbene, a fine di questo periodo ha inizio la costruzione di questo palazzo, per cui innanzitutto rispondo alla domanda. Sì, sto lavorando un nuovo libro dedicato alle lotte tra Genova e Venezia, che cercherò di rileggere, di inserire all'interno di un discorso storiografico che è stato ottimamente oggi espresso. Però il punto iniziale è proprio questo: dove ci troviamo noi oggi? Tutto ha inizio dopo la Meloria, quando i capitani del popolo, Corrado Doria e Roberto Spinola, acquistano alcuni territori, alcuni terreni appartenenti ai Fieschi, la casa di Alberto Fieschi, e fanno costruire la loggia degli abati, poi lasciano il governo. Perché? Perché ormai sembra che tra nobili e popolari si sia fatta ormai la pace. Ovviamente non è così, passano pochi anni, nel 1295 danno addirittura fuoco alla cattedrale, per cui sono eventi strepitosi. Il periodo però è questo, e comunque questo palazzo comincia a crescere. La torre che noi chiamiamo Grimaldina probabilmente era allora la torre del popolo. Nel 1303 un documento finanziario ne cita un esborso di denaro, si ricita nel 1307. Insomma, il nucleo di questo palazzo cresce ed è strettamente legato al periodo che ho cercato di descrivere in questo volume. Palazzo, come sapete, si ingrandisce nel corso dei secoli. Dopo il 1528 qua dentro i 400 tenevano consiglio. E dopodiché c'è una data che vi prego di ricordare, ma è molto semplice da ricordare, che è il 1777, cioè la data in cui tutta questa struttura viene distrutta dal fuoco. C'è un incendio, il nucleo centrale del palazzo è distrutto, e allora dopo questa data ha luogo un concorso, vinto, mi pare già l'anno successivo, ma non è mia materia, mi ci avventuro, da Simone Cantoni, che è un ticinese, cui si deve la facies neoclassica di questo meraviglioso salone, ma anche della nostra facciata, della facciata che dà su Piazza Matteotti. Ebbene, nell'ambito di questa ricostruzione, Giovanni David, che è un pittore affermato, un pittore di Cabella Ligure, ma che lavora con i Durazzo, dipinge quella tela che vedete alle vostre spalle. Ora, la vostra posizione si vede naturalmente male, ma vi prego, uscendo, di darvi un'occhiata.
una tela che riprende la battaglia della Meloria e che Palazzo Ducale, per questo lo ringrazio, ha voluto fosse sulla copertina di questo volume. Giovanni Davide è uno importante, è colui che ci ha lasciato i bozzetti delle opere contenute nel Palazzo dei Durazzo, ovvero dell'attuale Palazzo Reale. Quindi grazie a lui possiamo avere una conoscenza dell'epoca. Sta a metà strada tra il tardo barocco e il neoclassicismo, per cui non è molto studiato, come tutte le cose a metà strada. Però è molto interessante. Se vedete, alle mie spalle trovate altre scene interessanti. Nella lunetta dietro di me trovate il doge Leonardo Montaldo, che alla fine del 300 libera un sovrano detenuto a Genova, Giacomo di Lusignano, il sovrano di Cipro. Anche questa realizzata non su un bozzetto del David, ma sempre alla fine del 700. In cima, sopra di noi, troviamo invece un'allegoria, che è invece posteriore, ottocentesca, è l'allegoria del commercio, il commercio dei Liguri. Perché vi ho voluto raccontare e citare brevemente questo nostro patrimonio? Perché qui troviamo un pochino le parole chiave di tutta la vicenda della Meloria. Troviamo la battaglia, e la scena rappresentata nella lunetta dell'ingresso è una scena cruda, con uomini in mare. L'acqua diventò rossa, dice Jacopo Doria, che è uno dei principali cronisti della battaglia, l'Arbia che diventa in rosso, ricordiamo Dante, eccetera. Dietro di me trovate il doge popolare e ghibellino Montaldo, che oltre ad averci lasciato numerosi contratti navali pubblici da cui possiamo ricavare le misure delle galee dell'epoca, ma è comunque un popolare, un ghibellino che tratta addirittura con un sovrano. E poi sopra di noi abbiamo lo Ianuensis ergo mercator, cioè il genovese mercante. Sono queste, diciamo, un po' le parole d'ordine, le parole chiave che hanno guidato un po' la struttura e la stesura di questo libro. E non vi nego che mi sono interrogato a lungo su quale struttura appunto dare al volume stesso, perché, come abbiamo appena sentito, c'è tutta una corrente storiografica che giustamente in alcuni casi si schiera contro la storia militare, contro la storia delle battaglie, perché ricorda quel vecchio modello storiografico ottocentesco in cui si studiavano solo date, imperatori, papi, principi, re in una successione poco utile, diciamo, per comprendere veramente la società. E allora mi sono interrogato a lungo e ho deciso appunto di, mi fa piacere che questo aspetto sia stato colto, di dividere il volume in due o tre parti. Beh, nella prima parte appunto vado a vedere quelle che sono le strutture di fondo, dopodiché mi soffermo sui mezzi, i mezzi che servono anche al lettore stesso per comprendere una battaglia, e quindi dedico dei capitoli a che cos'è una galea, a come si viveva a bordo, a cosa si mangiava a bordo e a come si combatteva sul mare. E la questione non è affatto semplice, perché c'erano diverse fasi. Ci sono rimasti anche dei piani navali, e il più antico dei quali è probabilmente quello proprio di Benedetto Zaccaria, che risale al 1294, in cui lui ci descrive addirittura come il Regno di Francia può assaltare l'Inghilterra, ecco, qualche centinaio d'anni prima di altri più famosi e temerari. Insomma, dopo questa fase arrivo allora alla narrazione della battaglia. Questa struttura mi è sembrata congeniale, sia per accompagnare, come dire, il lettore in una sorta di cabala, una crescita di conoscenza verso l'evento e l'avvenimento, ma anche come percorso inverso, perché io sono perfettamente d'accordo con con quanto diceva prima il professor Beri, Emiliano Beri, a proposito delle critiche e dello smontare queste critiche, giacché dall'avvenimento a volte è possibile conoscere molto su ciò che c'è attorno all'avvenimento stesso o sotto l'avvenimento stesso. Guardate, non voglio dilungarmi, ma uno dei capitoli che mi sembra più importanti del volume è sicuramente il capitolo 7. La professoressa Rigone ha già parlato a lungo delle fonti, e il capitolo sulle fonti. Io l'ho intitolato
la schiuma e le correnti, non a caso. Perché? Perché le date, ma questo lo diceva già Georges Duby nel suo volume sulla battaglia del 1214, le date e gli avvenimenti, e quindi anche le battaglie, sono la schiuma, cioè stanno alla superficie. Ma compito dello storico qual è? È quello di andare a ricercare poi le correnti sotterranee che, intrecciandosi con questa sinusoide di cui parlava appunto Luca Lobasso, con il quale sono perfettamente d'accordo, creano un continuum storico particolare. La battaglia ferma il tempo in un momento particolare, ci permette di analizzare tutto ciò che porta ad essa dal punto di vista economico, sociale, culturale, politico, e poi anche di analizzare quello che avviene dopo. E questo poi è il motivo per cui io ho voluto dedicare due capitoli finali all'aftermath, direbbero gli inglesi, a quello che avviene successivamente dopo la battaglia. I prigionieri pisani che sono presenti a Genova fino al 1299 e che per sopravvivere mettono su un atelier e cominciano a trascrivere manoscritti che proprio in questi ultimi 10-15 anni stanno venendo alla luce, dispersi in mezza Europa, perché la gente se li comprava, se li acquistava, erano manoscritti di carattere religioso, di carattere cavalleresco, eccetera, eccetera. La rilettura del canto di Dante, e nuovamente Ugolino della Gherardesca, che giustamente la professoressa citava precedentemente, ma fatta in funzione della presenza a Genova di questi prigionieri, qualcosa che i dantisti, mi hanno detto, non avevano mai considerato. Un canto dunque che sarebbe da rileggere, oltre che sulla nuova edizione del Sanguinetti, chiaramente, che ancora non è entrata in circolo ma che bisogna leggere, anche tenendo conto di questi eventi, cioè perché Ugolino e perché Ruggeri sono posti da Dante in quella maniera, probabilmente perché entrambi lasciano centinaia e forse migliaia di cittadini nelle carceri genovesi. È solamente una proposta e mi apro alle critiche più varie, ma insomma questo per dire che c'è una riflessione sull'evento Meloria che cerca di prendere in considerazione non solamente la battaglia in sé, ma tutto un contesto che poi ci permette di conoscere meglio e più a fondo e più da vicino quelle che sono poi le operazioni militari. Perché a bordo di queste galee, a bordo di queste capital ship, si chiama la nave di maggior capacità bellica del momento, del Mediterraneo del tempo, vi sono effettivamente dei cives, cioè degli uomini in carne ed ossa che hanno famiglie lasciate a casa e che salgono non forzati ma salariati, ma comunque con un ideale ben preciso, a bordo per combattere. Tutto questo discorso ha un po' guidato la stesura di questo volume, che spero sarà apprezzato. Ancora un piccolo pensiero: da dove è nata l'idea? L'idea è nata da quello che potrete leggere nell'introduzione, semplicemente passeggiando per la nostra città, una città che molto spesso è misconosciuta, è nascosta. È una città che invece presenta dei tesori straordinari. Un giorno mi trovavo nella piazzetta di San Matteo e, girando lo sguardo, mi resi conto di alcune iscrizioni e soprattutto mi stupì di non averle mai notate prima di allora. No? Può succedere, succede a tutti. Allora, incuriosito, andai a leggere, andai a ricercare che cosa potesse esservi scritto e mi fece l'incontro con le imprese belliche dei Doria. I Doria hanno riportato su queste iscrizioni una serie di battaglie, alcune finiranno nel prossimo libro, a questo punto, che riguardano da vicino la loro famiglia, e tra di esse la seconda, la vedete adesso alle mie spalle, è dedicata proprio alla battaglia della Meloria. Tutto dunque è partito da lì, anzi dalla volontà di voler verificare i dati riportati nell'iscrizione con quanto ci dicono le cronache e anche con quanto ci dicono i nostri atti notarili. C'è stata anche una parte di ricerca. Voi sapete che a Genova abbiamo uno dei più grandi archivi notarili al mondo, no? C'è stata una parte di ricerca in cui, andando a cercare tra i notai di quel dato anno, sono fioccati fuori
i marinai della Meloria che salgono a bordo oppure che si fanno sostituire per non andare a combattere pagando qualcun altro. Dopodiché la ricerca si è allargata. Il nostro stesso territorio, non so se avete notato la slide che rappresenta la nostra città, ebbene, è fotografato all'interno della flotta che si scontra alla Meloria, cioè la disposizione, eccola, tattica delle galee genovesi segue la disposizione delle compagnie cittadine, cioè dei quartieri della città. Ecco, sono tutti particolari che concorrono però a creare l'insieme. E vorrei concludere dicendo un'ultima cosa. Molto spesso chi fa il mestiere di storico, come diceva una volta Marc Bloch, e al quale spero di dare il mio piccolo contributo, è chiamato a produrre volumi di molte pagine, con centinaia e centinaia di note, dibattendo questioni storiografiche anche molto sottili, rispondendo al tal collega che ha fatto osservazioni sul tale evento, sul tale contesto, eccetera, eccetera. Discussioni che molto spesso, e sono interessantissime per carità, rimangono confinate alla cerchia degli storici. Io invece credo fortemente, e questo è un po' anche un insegnamento di quello che è uno dei miei maestri, che è Franco Cardini, che è stato citato appunto all'inizio, nel mestiere di storico come dovere sociale, cioè la divulgazione, la disseminazione, un altro termine che si usa molto oggi e che forse è più efficace, è da parte nostra forse un dovere sociale. Serate come questa sono un dovere sociale da chi ha la fortuna di poter esercitare questo mestiere. Ma c'è anche una cosa in più. Molto spesso all'interno e tra uno e l'altro di questi volumoni densi di pagine fa anche piacere scrivere qualcosa con cui uno si diverte. E io devo dire che scrivendo questo libro mi sono divertito un sacco. Grazie a tutti. E buona serata.